Mercoledì è uscito il video in cui facevo vedere la mia implementazione del gioco della vita di Conway. Tuttavia, non ho avuto modo di parlare dei dettagli che ruotano intorno al game online. Non avevo tempo e, anche se l'avessi avuto in ogni caso, non ritenevo che un video di Codecademy fosse idoneo per parlare di quello che ci sta dietro le quinte di questo gioco. E quindi ne riparliamo oggi. Il gioco della vita di Conway è un automa cellulare ideato dal matematico britannico John Horton Conway nel 1970. È un gioco a somma zero, che significa che la sua evoluzione è determinata dal suo stato iniziale e che non richiede ulteriori input. Il gioco si svolge su una griglia bidimensionale di celle che possono essere vive o morte. Lo stato di ogni cella è determinato da un insieme di regole basato sullo stato dei suoi vicini. Nonostante le sue regole semplici, il gioco della vita può esibire un comportamento complesso e imprevedibile, rendendolo un argomento di studio molto popolare nei campi della matematica e dell'informatica. Una cosa che ho scoperto implementando il gioco della vita è che gode la proprietà di Turing equivalenza, ovvero Turing completeness in inglese. Turing equivalenza significa che implementando i pattern giusti nei posti giusti, qualsiasi algoritmo può essere implementato utilizzando le semplici regole del gioco della vita. E quindi questo è molto simile al modo in cui gli algoritmi possono essere implementati utilizzando un linguaggio di programmazione come quello di C. Ma invece di parentesi, grafo e puntatori, GameOnLive usa glider e altri pattern per implementare una computazione. E com'è possibile che questi puntini che si muovono in questo modo bizzarro possano essere equivalenti a una macchina di Turing? Prima di andare oltre, forse è meglio spendere qualche parola sulla macchina di Turing, che avevo già spiegato in questo video. Una macchina di Turing è un dispositivo teorico sviluppato dall'omonimo matematico inglese Alan Turing nel 1936. La macchina di Turing è una macchina astratta che può essere programmata per eseguire qualsiasi calcolo che può essere effettuato da quello che oggi chiameremmo un computer. La macchina di Turing è composta da una testina di lettura e scrittura e da un nastro infinito che può contenere informazioni. La testina può leggere, scrivere sul nastro e muoversi avanti e indietro. La macchina di Turing è considerata il modello matematico di riferimento per i dispositivi elettronici capaci di effettuare calcoli e ha influenzato lo sviluppo dei linguaggi di programmazione e anche dei computer moderni. E quindi, cosa tutto questo ha a che fare con il gioco della vita? Lo vediamo ovviamente dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video che è Under the Hood. Io sono Valerio e oggi andiamo a scavare dentro la vita del gioco della vita. Ma prima di cominciare, se siete nuovo di ritorno, se questo video vi piace, fatemelo sapere lasciando un pollice su, un mi piace, come dir si voglia, e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sugli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo con la discussione di oggi che riguarda il gioco della vita. All'interno del gioco della vita, utilizzando specifici pattern si possono implementare le porte logiche. Una volta implementate queste, boom, il gioco è fatto. Tutte queste implementazioni devono essere fatte all'interno dei confini delle regole del gioco che, qualora non ve le ricordate, vi consiglio di andare a guardare il video uscito mercoledì scorso. E quindi, come si fa una macchina di Turing all'interno del gioco della vita? Ovviamente, io non lo so, ma il ricercatore inglese Paul Randall della University of West England, Bristol, l'ho cercato e sembra che non ci lavori più, forse sarà andato in pensione, non lo so, lo sa perché ci ha scritto non solo delle pubblicazioni scientifiche, ma anche un libro a riguardo. Vi lascio in descrizione il link al suo sito dove troverete tutto il materiale per approfondire l'argomento. Ma comunque, andiamo avanti. Lo schema della macchina di Turing implementata con il gioco della vita ha questa forma. Qui abbiamo la macchina a stati finiti, qui invece abbiamo due stack che servono per leggere e scrivere i dati. E utilizzando glider che vengono sparate a destra e manca, si possono implementare dei veri e propri algoritmi. E tra i partner che vengono utilizzati in questa macchina abbiamo la regina ape, che è questo semplice partner che dopo alcuni cicli
lascia un piccolo cosetto che viene chiamato alveare. Se l'alveare resta là al ritorno della regina, tutto esplode, cioè scoppia tutto. Poi abbiamo la pistola di Gosper e Bugaroo. Ci sono ovviamente altri partner più complicati, ma fermiamoci a questi. E mettendo questi partner al posto giusto, seguendo il diagramma di prima, si ottiene qualcosa di questo tipo. Spero che questa immagine si veda bene, anche perché quella che ho trovato nell'articolo ha una risoluzione ridicola. E se lo volete vedere in opera, ecco qua. Questo video è stato pubblicato 13 anni fa e, secondo il titolo e la descrizione, dovrebbe mostrare come i dadi vengono letti dallo stack. Purtroppo l'articolo che ho letto, link ovviamente in descrizione, non è scritto molto bene. E secondo me anche lo stesso Paul Rendell ha qualche problemino, visto che lui stesso scrive nelle conclusioni che è ragionevolmente facile da programmare, dal quale i risultati possono essere chiaramente letti. Si può fare? Sì, facile da capire. Secondo me, se non hai fatto un dottorato in questo ambito, è molto difficile. E quindi fidiamoci di lui e continuiamo a guardarci lo spettacolo. Non vi preoccupate, non ho messo un spezzone lungo 6 ore, dura solamente 30 secondi. Beh, io lo potrei guardare tutta la giornata, e quindi godiamocelo ancora per qualche secondo. Benissimo, pinguini, sapevate che Game of Life può simulare una macchina di Turing rendendolo, quindi, Turing equivalente? Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa sapevate a riguardo. E io, come al solito, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando agli altri video che ho su questo canale, in particolare quelli di FK Underwood. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!